Oh, cari tutti, ragazzi, io sono Genius 39 e ci sono anch'io, Stone. Ora mi sa grazie che io sono Genius 39 e ci sono anch'io, Stone. E oggi siamo qua in questo nuovo video della Stonewscraft. Ragazzi, se non avete visto il video l'altra volta dovete andarlo assolutamente a vedere, perché era il continuo dell'episodio precedente a quello precedente. Comunque vi starete chiedendo perché Stone dove sta siamo? Scappando. E più no. Che altro, dove siamo? Dove siamo? Perché siamo qua giù? Perché oggi volevamo fare la stanza degli incantesimi. Punto primo, perché ci serve. Punto secondo, perché come vedete qua c'è tutti quanti gli obiettivi. Quest'oggi faremo ovviamente l'obiettivo cavalcare maiali e buttarsi in un canyon, perché è fattibile. E poi incantare una spada in legno a testa con 30 livelli. Poi altri obiettivi si faranno, perché al momento molti di questi obiettivi andranno fatti nella casa vera e propria, perché quella che abbiamo adesso è soltanto una catapecchia, un rifugio. E perché stai facendo avanti e indietro, me lo spieghi? Perché voglio consumare ste torte di zucca. Perché? Tanto possiamo farne a bizzeffe. Appunto. Comunque, spiega la tua idea su come fare questa stanza. Allora, la mia idea era, dato che ho raccolto l'altra volta 9 stack di magma block e non sappiamo come Cristo usarli, pensavo di trovare una caverna, ma non se ne è trovata decenti, no. Che scende un po' verso il basso, che sembra che vada verso l'inferno. A un certo punto mettere un po' di netherrack, un po' di magma block, in modo a fare che scenda tipo verso l'inferno. E poi mettere in una stanza tutta fatta figa con ragnatele, il tavolo degli incantesimi. No, ragnatele, vabbè, no, l'inferno. Vabbè, sì, ragnatele non ci stanno. Che ci si mette? Si del può fuoco? Mettere blocchi della rossi. Lava? Blocchi rossi. Blocchi di redstone, il sangue in terra, sì, redstone, si può mettere redstone in terra, si può trovare... Se avessimo preso le perucche del Nether, Non si sono trovate. Siamo andati in mezz'ora a trovarle. Non ci siamo andati. Allora, da dove si scava? Come si scava? Boh, io pensavo di far scendere un po' il tutto verso il basso, anche abbastanza ripido. Ma cioè, da qui inizi? No, ma magari ci ragionate da un po' più avanti. No, merda. Ma dai, che palle. Una caverna. Oh, c'è un ragno. Ciao. Proprio lei cercavo. No, non è vero, non cercavo dei zombie. Lo zombie creeper? Morire. Lo zombie mi ha visto, il creeper mi ha visto, ok, ciao. Perché non ce l'ho. Quante colpi gli servono per crepare sto ragno? Oh. Perché gli davi sempre il secondo colpo. Ferro. Che c'è del ferro. Qua c'è un creeper e un ragno che ci insegue. Un creeper e uno zombie che ci insegue. Denunciamoli per stalking. Comunque dall'ultimo episodio il ferro praticamente non è più rimasto, ce ne abbiamo 9 blocchi, 9 lingotti, quindi va, meno, fa bene. Abbiamo 6. 6 lingotti, perché sono sei fatti piccone, quindi scavare fa bene. E allora ragazzi, ci vediamo quando troviamo una caverna decente. No, scusami, guarda il canyon da qui e dimmi se non ti sembra quello di alcune immagini dove devi mettere quelle di Minecraft. Sì, è l'immagine dove c'è lo scheletro che colpisce il Steve, sì, è identica. Quello. E gli scheletri stanno combattendo fra di loro? Qui c'è anche un mio ponticino di cobblestone, credo. Vabbè, ammazzo questo qua che ferma, fa da spettatore. Oh. No, ma che come sei precipitato? Mi ha colpito lo scheletro, ma ha portato giù. Madonna, ti ripiglio la roba o vieni? No. Posso scendere anch'io se ti ritrovo, c'era l'acqua. Per un pelo ho mancato l'acqua e ho detto vai, ora la piglio. No, c'era l'angolo del blocco che mi ha fregato. Ora sei però dove sei? 219.59. L'acqua dov'è? Di qua? Spero l'acqua non abbia portato la mia roba nella lava, perché se no mi incazzo. Ok, no, abbastanza lontanina. Tanto che c'è un altro scheletro. Sì, l'ho visto. Però non ho un'arma. Spada. L'hai recuperato almeno il piccone in diamante? Diamante, sì, ho recuperato anche la spada. Lo scheletro mi sta facendo il culo. Vabbè, vengo a te. Mi tira l'armatura. No, ok, ce la posso fare. Qua ci sono degli quei gamballini. Oh, c'ho 4 cuori. Ah, ma questo scheletro, io dicevo quell'altro, ce n'era un altro sopra. No, ma lagga troppo, oddio. Mi hai rifatto tutto te la roba. Sì, tieni. Oddio. No, dove sei? In un altro canyon. Ma come in un altro canyon? Dove cazzo sei? Ma dai, dovevamo fare la stanza di... Ah, eccoti qua, dottor. Io ci sono caduto per sbaglio. Ma sei sotto l'acqua. Ma che cazzo sta a dire? Sì, il tuo nome è sott'acqua. Là c'è casa nostra. Mi stai guardando in diagonale, Genius. Vieni sopra di me, vedi che non c'è. Eccoti qua. Cioè, un altro canyon. C'è del ferro raggio in fondo, ok, quello risali. Ah! Cazzo, ci fa un ragno? Dai, Stone, mi muori sempre però. In casa è quello che mi ha ucciso a me. Ma non Dormiamo. È vero, te sei precipitato. Sì. Lo so, perché mi ha buttato giù un ragno. Tutti mi devono buttare giù oggi. Stone è precipitato. Vabbè. Io ti aspetto in casa, te ritorna a pigliarti la roba.
Ragazzi, noi non siamo in una pianura barra taiga, noi siamo nella terra dei canyon. Me sa che sta stanza andrà fatta da qualche parte in qua. Tanto ragazzi, qua già che ci siamo, ne approfitto per farvi vedere che ho messo delle lampade di redstone per illuminare qua la scritta di Ad, perché sennò non si leggeva un cazzo di notte. Ma sennò non si può fare diretto dentro la montagna sotto la scritta 2K? Magari direttamente un passaggio sotto caso si fa? No, casomai si mette una botola qua dietro, si scende un pochino, oh, si no, scava scusami, verso in basso. Scusami. Da qui si scava verso il basso, sì, ovvio. Si scava verso il basso di qua e si mette una porta dietro casa. È parecchio figo. No, è figo, sì. E di qua... E prima si fa entrata stretta. No, di qua. Se la porta è di qua, si fa entrata stretta. No, si fa. Boh, allora si sposta. Però o si mette una botola come hai detto te, piglia una botola di quelle ci avanza. No, ormai si è messo qua. Vuoi fare la porta qui e si va il coso? Ma poi verrebbe un coso brutto fuori. Brutto fuori cosa? Qua avrebbe una copertura piccolissima. Non c'è no, niente. Si scende. Botola. Quindi metti la porta così e vai nella botola. Vabbè, si può fare, sì, dai, andiamo. Si mette una pressure unica. Nel frattempo metto a cuocere pure il ferro. Sì, appunto, bravo, dosa per bene il carbone. Sì, ovvio. Aspetta che doso prima il ferro. Ma poi questi blocchi andranno sostituiti con il magma? No, lì va fatto tipo venature. Ma non fanno luce i magma block. Merda. Sì, invece, lo so io come si fa, però. Gli devi mettere una torcia a fianco e poi leva la torcia. Assorbe la luce. What the fuck? Sì, è così. Aspetta, what the fuck? Vieni a vedere che te ne pensa, però Red è parecchio da sistemare. Però almeno l'idea. Je arrivo. Anche per far vedere qual è l'idea a quelli che guardano il video. Ai miar. Oh, vabbè, è figa come cosa, eh. Vabbè, messi un po' così a cazzo vanno messi, ma vanno messi secondo me totalmente. Perché alcuni volevo mettere anche totalmente roba del Nether, si deve mettere, si deve avere tutta la cobblestone. E infatti ora bisognerebbe vedere anche quando riusciamo a prendere dei Nether brick, fare Nether brick rossi e un po' di blocchi di, cioè ti ricordo vanno messi quelli di redstone e anche quelli di Nether. Ma qua quindi, allora la luce l'hanno presa tutti. Mi dai un attimo una torcia e un magma block e faccio vedere questa cosa. No. Vede, qua è buio. Io piazzo il magma block, non fa un cazzo. Metto la luce, la levo, la luce rimane assorbita dal magma block. Ed è una cosa abbastanza figa. Se almeno cioè avete probabilmente torce multiuso. Potete portarvi questi in miniera invece di mettere le torce. Quelli, una torcia sola. Esatto. Comunque questa parte poi andrà fatta tutta quanta con roba nel Nether off camera, perché adesso tanto avete capito com'è. Dobbiamo fare la stanza degli incantesimi adesso. Cioè vabbè, ma tanto qua ci vanno messe le librerie in teoria. Bene, sì, infatti ora vado a fare. No, le voglio fare io, Allora vai a farle, sistema io la stanza. Sistema la stanza, non mi picchiare. E porta giù il tavolo degli incantesimi. Cazzo, mancano 4 librerie. Vabbè, intanto ti passo queste, mettiti di sotto. Sì, sì. E cazzo, alcune mucche sono saltate fuori, pure i maiali. E quando li colpisci fanno, c'hanno il jump. Vabbè, allora l'ammazzo. Ah, io ma ieri non l'ho toccati però. Mucca, dove scappi? Mi servi, Fanno dare. Quindi giù, non mi buttare di su. Dai, no, ci si spinge così. Perché risali? Mettiamola giù una craft, intanto serve sempre. Tutte e due. È un ascensore. È un ascensore, sì, però uno si deve muovere comunque, non è tanto automatico. No, te ti stavi muovendo? No, te sì. No, io no, nessuno di voi si sta muovendo, ci stavamo alzando, ecco è sulla crafting. Perché uno spinge l'altro su, rispinge l'altro su, tieni. Rispinge l'altro su. Fai l'ultima libreria. Vanno qua sopra? No, non era lì. No, vanno laterali. Ma almeno un blocco mezzo si potrebbe mettere di netherrack invece che magma block, che ogni volta bisogna stare shiftati, sennò... Comunque, stanza degli incantesimi finalmente fatta. Però magari metti un blocco, dei blocchi lì, che lì c'è un vuoto. No, lì c'è un vuoto perché vedi che c'è un incavo e c'è altri blocchi del nether. Adesso per completare l'episodio bisogna arrivare al livello 30 e lanciarci una spada in legno, totalmente sì, a caso. Vai, arriviamo al livello 30. Ciao ragazzi. Of you.
2000 years later. Ok ragazzi, mentre stavamo espando con i mob qua di notte, sono trovato questo coniglietto che dovremmo cercare. Perché si fa male da solo. Dovremmo cercare di portarlo da due posti alti. Allora, dov'è ma a casa? Un altro. Venire di qua. Non ti seguo nessuno dei due. Mi dici dov'è secondo casa? Me, secondo me. Ok, allora pensaci te, io continuo a expare. Ok ragazzi, comunque alla fine Stone ha lasciato perdere i conigli e l'ha uccisi, infatti c'ha... Due conigli mi hanno dato una pelle e uno mi ha dato una zampa. Ti ha dato la zampa proprio così, a data, tipo come si fa al cane, dammi la zampa. Sì, vabbè, a parte le battute di merda. E siamo riusciti finalmente a raggiungere il livello 30. Comunque dobbiamo fare anche una carota sul bastone in teoria, perché bisogna fare anche la achievement là del maiale. Quindi vado subito a fare questa cosa. Ho preso io la pislazzola nello... Vai, inizia a scendere giù e enchant allora. Non mi lancia la canna. Sì, l'hai lanciata. Vabbè, l'ho lanciata. Bastone e carota fatti. E con questi dopo si andrà a portare un cazzo di maiale giù. A comportare un cazzo di maiale. Però se incianta a 30 e non se incianta gli altri. A 30 è ovvio. Cioè nel senso l'ultimo. Sì, l'ultimo. Che merda. Che t'è venuto. Contraccolpo duro. Ma scusami, se ti rilascio là dentro. No, non rimangono. Sì, a me indistruttibilità. Vabbè. A me la spada della vita. Però di merda. Saccheggio 3. Indistruttibilità 3, fragile troppo di 4. Sta spada la uso con gli animali. Così mi danno più carne. Conserva. A parte con gli animali, conserva, lo usiamo quando abbiamo il mob spawner. Che poi c'è anche indistruttibilità 3, quindi mica male sta spada in lì. Appunto, il problema è che non la puoi riparare. No, in teoria sì. Sì, con lei. Però boh. E poi c'ha anche flagelli di 4, pure adatta contro i ragni. Ok, vediamo di estrapolare due maiali da qua dentro. Perché c'è una mucca tra i maiali? Due mucche tra i maiali. Dovreste uscire in due, basta, chiudi i battenti. Madonna, quanti ne sono usciti, vabbè. Allora, due le lascio vivi, gli altri le ammazzerò tutti quanti con sta nuova spada. Ok ragazzi, ho ammazzato tutti i maiali che stavano fuori posto, che non c'entravano niente. Ne sono rimasti in teoria due, madonna quanto ci mette a mangiare una cazzo di torta. Però devo andare alla stalla per prendere la sella dal tuo cavallo, perché se no non si fa niente. Ce l'ho. L'hai te? E allora dammela, perché c'è un maiale qui. Troppo lontano. Sto venendo. Sì, soprattutto perché li hai portati qui, vero? Ma non i maiali, dammi la sella e porto e vado sul maiale. Quel maiale che è più lontano. Saliamoci sopra, carota, e si va a comandare. Col maiale nel pratino andiamo a comandare. Dai maiale, io confido in te. Okay, 3, 2, 1. Il maiale casca da solo. Oh, che bello. Hai però dato la sella? Sì, me l'ha ridata, però sto morendo adesso, cazzo. Ed è notte. Vabbè, mangio. Mangio. Mancia. C'ho un secchio d'acqua, se vuoi lo posso usare per farti risalire. Vai, usalo. Quanti maiali voleranno in presa? Vola giù il nostro piombo in groppa al maiale. Ok, adesso ti attiro l'altro maiale. Ti aspettami al canyon, che io salgo sul maialino. Sì, ti aspetto. Aspettami te al canyon. Dammi l'affare. Tieni il secchio d'acqua. Gli scambi clandestini, ho finito tutte le torte. Vada Stone, vada! Non cincischi, vada! Ma dove sei finito? Oddio, ti sei trasportato. Ma non l'hai fatto l'achievement te? Non è venuto scritto. Io non ho... Aspetta, qual è? Devo fare co-tripper. Devi far ribaltare la mucca e non l'hai fatto. Vabbè, che se ne frega. Vabbè, comunque ragazzi, per questo video della Sonuscraft è tutto. Gli obiettivi che abbiamo appena fatto li metteremo ovviamente nella bacheca degli obiettivi con il nome dell'iscritto. Le vedrete nel prossimo episodio. E se questo video vi è piaciuto, mettete piace, commentate, iscrivetevi al canale, iscritti. Passate i link dei TS della pagina Facebook e del nostro account di Instagram, che ovviamente sono tutti in descrizione. E noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao.